Buonasera a tutti, io mi chiamo Agostino Sempreballo e faccio parte dell'Università di Messina, in particolare in questo contesto rappresento il gruppo di ricerca in fisica ambientale e coordinato dal professore Magazzù. E il nostro gruppo è composto principalmente da me, Agostino Sempreballo, la dottoressa Maria Teresa Caccamo, il dottor Giuseppe Castorini e il professor Magazzù, Salvatore Magazzù, che è il coordinatore. Noi ci occupiamo in questo quadro di riferimento di simulazione di fisica ambientale e in particolare dell'ambito meteorologico, meteoclimatico, ma anche della qualità dell'aria, con particolare riferimento al trasporto di cenere vulcanica. In particolare noi operiamo chiaramente nell'area del Mediterraneo, che è la nostra area, quindi siamo sicuramente orgogliosi di partecipare all'evento Mednight e soprattutto indaghiamo un po' sulle peculiarità meteorologiche ma anche del territorio della Sicilia, quindi siamo nel centro del Mediterraneo, quello che i romani chiamavano il Mare Nostrum. E poi in particolare aggiungiamo anche le due attrazioni anche turistiche, se vogliamo, ma soprattutto scientifiche, che sono l'Etna e lo Stromboli. Allora noi in particolare nell'ambito ambientale, nell'ambito meteorologico anche ambientale, lavoriamo anche in partnership, in convenzione col Dipartimento regionale di protezione civile. Noi elaboriamo dei bollettini meteorologici con il modello WRF ARV e forniamo un bollettino quotidiano con la finalità di protezione civile, quindi di prevedere eventi meteorologici estremi. E in particolare qua anche nel poster ne ho citati due, ad esempio l'alluvione di Palermo che ha avuto un grande eco mediatico del 15 luglio 2020, ma soprattutto un evento meteorologico particolare che si verifica sempre più spesso, che è il Mediterranean Hurricane, il Medicane. È proprio caratteristico del nostro Mar del Mediterraneo. In particolare siamo riusciti a prevederne uno con la nostra simulazione esattamente il 17 settembre, ovviamente il giorno prima, il 16 settembre, per il 17 settembre. Questo evento, che ora vi mostrerò in video, questo evento ha soltanto lambito le coste della Sicilia, è stato centrato proprio sullo Ionio e poi anche cercandolo in rete si vede che si è abbattuto sulle coste della Grecia causando ingenti danni. Ora vi mostrerò qualche breve clip proprio del Mediterranean Hurricane, del Medicane, della nostra simulazione per i venti e per le quantità di precipitazioni. È proprio un vero e proprio uragano, tanto che ci sono venti anche prossimi ai 120 km orari. Allora, prima vi mostrerò i venti. Questo, come vediamo, è il core del nostro Medicane che ruota, questi sono i venti chiaramente, e poi si va via via spostando verso le coste della Grecia, che sono fuori dal nostro dominio, perché chiaramente noi siamo concentrati sulla nostra regione, quindi sulla Sicilia. Però noi abbiamo seguito intanto la formazione e tutta l'evoluzione temporale per le 24-48 ore a partire dal 16 fino al 18, dal 16 al 18 settembre dello scorso anno. Il fenomeno è un fenomeno che era considerato raro fino a qualche tempo fa. La media è di circa uno l'anno, però la frequenza è crescente nel tempo. Perché questo qua? Proprio è il nostro Mar Mediterraneo che causa questo, però siamo stati soprattutto anche noi intesi come umanità, perché è il riscaldamento dei mari, the sea warming, che causa proprio questo, che più che altro non che causa, ma che ne aumenta la frequenza e anche l'intensità, perché l'uragano mediterraneo chiaramente ha bisogno di essere alimentato e la temperatura superficiale del mare, quindi energia termica che si trasforma in cinetica disponibile alla convezione ai moti vorticosi, se il mare è più caldo, quindi ha un'energia termica maggiore, riesce ad alimentare più facilmente il nostro Medicane.
Quindi soprattutto quello che noi chiamiamo SST standard Sea Surface Temperature è un parametro di innesco, non dico fondamentale, ma comunque tra i più importanti per la formazione del Medicane. In genere si parla che mari più caldi di 26,5 gradi centigradi possono generare il Medicane, anche se non è l'unico valore, l'unico parametro importante. In particolare periodo autunnale, quindi da settembre, ottobre, novembre, i fenomeni sono molto favoriti perché i mari dopo l'estate sono molto caldi, anche intorno ai 30 gradi, e cominciano ad arrivare le prime perturbazioni, quindi i primi centri di bassa pressione più profondi. E questo causa, crea le circostanze favorevoli allo sviluppo di questo evento, in particolare sullo Ionio e intorno alle isole Baleari. Ormai mostro anche come vanno le precipitazioni, quindi le piogge, proprio si vede che ruotano intorno a questo centro, a questo core. Per quanto riguarda i vulcani, posso fare un altro piccolo esempio? Abbiamo il tempo? Ok, allora per quanto riguarda i vulcani, ovviamente noi abbiamo qui l'Etna e lo Stromboli, che sono, come dicevo prima, sono delle attrattive sia turistiche ma soprattutto scientifiche. Infatti in questo quadro di riferimento stiamo anche come gruppo di ricerca organizzando una summer school che si terrà proprio su Stromboli durante quest'autunno. In particolare noi a seguito dell'evento parossistico e quindi dell'emissione di cenere vulcanica, di questo plume vulcanico, cerchiamo di tracciarne, di simularne il trasporto e anche la deposizione. Lo facciamo sempre tramite il modello VRF, però utilizzando l'estensione chimica, il VRF Chemistry. È identico al VRF meteorologico, lavora in campo meteorologico alla pari del modello VRF senza l'integrazione chimica, però in più permette di tracciare, diciamo, di operare anche con qualsiasi tipo di inquinante. Noi chiaramente ci concentriamo sulle ceneri vulcaniche. Proprio in questo quadro di riferimento vi mostrerò giusto due esempi, uno per l'Etna e uno per lo Stromboli. Quello per lo Stromboli riguarda l'eruzione del 3 luglio. Noi abbiamo proprio abbiamo visto anche con le osservazioni dell'IDAR di Messina, abbiamo confrontato che la nube vulcanica dopo un certo numero di ore è transitata ad una certa altezza e era in linea esattamente con la nostra simulazione. Quindi questa è come va la nube vulcanica, in particolare il VASH 5, è una classificazione proprio per range di diametro di particelle. Come vediamo, scusate, lo mostro nuovamente, come vedete prima rimane più o meno piccato sull'area dello Stromboli e poi si va spostando verso Messina e il sud della Calabria. Vi mostrerò in particolare l'eruzione del 16 febbraio, è stata molto particolare, cioè ho scelto questa perché ha bloccato le operazioni di volo dell'aeroporto Catania Fontanarossa, quindi ha causato, diciamo, dei disagi tra i passeggeri che hanno dovuto o i voli sono stati cancellati o dirottati su altri aeroporti. Questa qua è la nostra elaborazione, qui abbiamo un'elaborazione 3D della nube vulcanica, come vedete ora parte l'eruzione e poi abbiamo le varie sezioni, ve lo mostro di nuovo. Poi ecco, nube vulcanica in 3D e poi le varie sezioni, la sezione trasversale, la sezione ad esempio vista dall'alto, piano XY, XZ e YZ. Noi vediamo dall'osservazione del vulcano e quindi del plume vulcanico, facciamo una simulazione piccata, cioè con punti di partenza delle coordinate geografiche del cratere o dello Stromboli o dell'Etna, però chiaramente i parametri di inizializzazione variano. Ovviamente noi scegliamo il punto dello Stromboli più prossimo a quello di partenza e i parametri di simulazione variano perché le ceneri chiaramente non sono uguali, però questo qua varia da eruzione ad eruzione, non possiamo stabilirlo a prescindere a priori con la simulazione e infatti parallelamente c'è un'analisi granulometrica delle ceneri che svolgiamo anche noi,
quindi per caratterizzarne le dimensioni. Momentaneamente stiamo lavorando sull'inizializzare anche eruzioni del passato con, dopo aver raccolto la cenere, campionata e misurata, per poter tracciare il trasporto al meglio. Però stiamo lavorando anche sulla forma delle particelle e anche su altre variabili come ad esempio la magnetizzazione. Ovviamente noi sì, la distinguiamo, perché distinguiamo dall'eruzione all'eruzione, però da Etten e Stromboli la distinguiamo pure. Chiaramente utilizziamo dei parametri di inizializzazione diversi. La validazione solitamente la facciamo confrontandola con osservazioni, soprattutto con osservazioni satellitari o radar. Ecco, ad esempio per il 16 febbraio questa è la nostra simulazione, mentre questa è l'osservazione di un radar gestito da un osservatorio francese. E come vediamo già proprio dal confronto qualitativo, il plume vulcanico ha il medesimo percorso. E giusto per aggiungere una cosa, l'aeroporto di Catania è proprio qui. Quindi Etna investe esattamente l'aeroporto di Catania, quindi giustifica proprio il fatto che sia stato chiuso. Ovviamente il modello non è mai perfetto, ma cerca di, perché il modello perfetto è il modello matematico, un'astrazione, però cerca di avvicinarsi il più possibile alla realtà, ma noi lavoriamo continuamente a delle ottimizzazioni. Quella che c'è in cantiere adesso è quella del profilo temporale di eruzione, perché noi per ora consideriamo soprattutto l'altezza del plume e della massa eruttata, però il plume non è costante nel tempo, varia di altezza, ed è la cosa che stiamo considerando in questo momento, di creare un modello integrato di radar, quindi osservazione radar e predizione, che lavorino insieme. Noi abbiamo varie collaborazioni, però soprattutto ci concentriamo su Etna e Stromboli, perché sono soprattutto sul nostro territorio, però il modello VRF CAM da altri utilizzatori, da altri ricercatori viene utilizzato anche ad esempio in Giappone, sui vulcani giapponesi è molto utilizzato, però con tecniche comunque diverse, soprattutto delle variabili di inizializzazione diverse, ci sono delle ceneri diverse, delle caratteristiche eruttive diverse, anche delle caratteristiche meteorologiche, perché poi è il vento quello che trasporta via la cenere vulcanica. Come anticipavo, per il punto di vista meteorologico lavoriamo intanto con la protezione civile, quindi per predire le variabili meteorologiche ai fini soprattutto di sicurezza e di protezione civile. E soprattutto in questo settore, nel settore delle ceneri vulcaniche, stiamo lavorando anche nell'ambito di un progetto, il progetto Aeromat, è un progetto finanziato dal MIUR, di cui il responsabile è proprio il professore Salvatore Magazzù, che è anche il coordinatore del gruppo di ricerca a cui afferisco, e proprio è finalizzato alla sicurezza aeroportuale, quindi ad esempio i maggiori partner sono gli NGV, ovviamente per quanto riguarda l'aspetto vulcanico, però anche molte aziende, tra cui la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Quindi proprio il fine del modello, almeno su quello che stiamo lavorando al momento, è quella della sicurezza aeroportuale, della sicurezza del volo e soprattutto anche di poter anticipare, quindi predire quando l'aeroporto deve essere chiuso. Ad esempio noi, osservando il meteo di una giornata e le variabili meteorologiche, potremmo pensare di fare una simulazione a prescindere, così se il vulcano eruttasse sapremmo in anticipo se andrebbe chiuso. Anche degli algoritmi di machine learning stiamo utilizzando per poter in qualche modo togliere il tempo computazionale della simulazione. Quindi anche quello è un altro aspetto che stiamo utilizzando e già da tutto lo scorso anno a supporto proprio di questo. Diciamo l'obiettivo principale al momento è proprio quello della sicurezza aeroportuale, ma anche sulle strade, perché la ricaduta è pericolosa per i veicoli.